Alberto Simone, ciao Alberto intanto, grazie mille per Ciao a essere qui con tutti, noi. Vedo grazie a che voi. la tribù ti sta già salutando, è super entusiasta. Tu Alberto Grazie. sei già conosciuto ad Omnama, però quindi non avresti bisogno di introduzioni, ma per chi è appena arrivato nella community e non ti conosce, sappia che sei una persona molto speciale, sei uno psicologo clinico e psicoterapeuta, ma quello che ti rende unico è il fatto che hai spaziato nel corso della tua esperienza di molti anni in varie tecniche di terapia energetica, terapia orientale, tutto rivolto ovviamente al benessere mentale, fisico, spirituale, quindi al raggiungimento di questa tipologia di equilibrio che in Occidente, ahimè, a volte è un pochino sottovalutato. E ad Omnama sei molto conosciuto sia per la risposta tapping che anche per la svolta school, in quanto sei un docente amatissimo all'interno della scuola, molto Grazie, è un amato dai onore. nostri studenti. Quello che però voglio sottolineare prima di cominciare questa chiacchierata insieme è che ci sarà l'occasione di incontrare sia me che Alberto di persona proprio il 3 giugno, ma solo a condizione che tu faccia parte della scuola. Quindi, se ci stai guardando dal gruppo Facebook o se ci stai guardando da Omnama, ma sei già parte della Svolta School, sai già tutto, non devo dirti nulla, sai che ti basterà prenotare il tuo biglietto per la perisvolta, il nostro aperitivo tribù, per assicurarti il tuo posto e assicurarti di poterci incontrare e soprattutto di poter parlare di persona con Alberto. Se invece non sei ancora parte della Svolta School, vedrai un link qui sopra, o sotto, credo sopra il video, nella descrizione, che ti porterà proprio alla pagina dove puoi visualizzare tutti i dettagli della Svolta School. E solo una volta entrato all'interno della Svolta School potrai accedere alla perisvolta. La perisvolta è questo aperitivo di svolta che è nato proprio con l'idea di unire tutta la tribù, non solo virtualmente, ma anche fisicamente. Un evento che di solito ci dà tutta l'ispirazione e la carica che ci serve, no? Per affrontare poi il resto delle nostre giornate. E tra l'altro vi dico già che la prossima perisvolta sarà l'ultima del 2017. Si terrà praticamente a giorni, perché si terrà il 3 giugno. Quindi mi raccomando, dopo il live, non durante perché non vuoi distrarti, dai un'occhiata al link che vedi qui sopra. Sono arrivate un sacco di domande per Alberto in questi ultimi giorni. Alberto, cosa facciamo? Mi butto subito sulla cascata di domande. Fate voi, io mi adatto alle richieste, come vi dicevo prima. L'importante è capire di che cosa le persone hanno bisogno e rispondere a questo bisogno se ci riusciamo. Ci riusciamo sicuramente perché ti conosco abbastanza bene per sapere che è così. Ad esempio, leggo Cesare che scrive: puoi parlare dell'ansia? Credo proprio che molte delle domande che sono già arrivate rientrano proprio in questa categoria. Allora, non c'è un ordine particolare di importanza, tutte le domande sono importanti uguali, ovviamente le abbiamo selezionate sulla base delle tematiche a cui appartengono e abbiamo notato un trend. Il trend che abbiamo notato è quello di un interesse molto forte per capire come fare ad affrontare situazioni, chiamiamole negative o perlomeno a cui noi diamo una connotazione negativa, situazioni che ci fanno sentire fuori controllo, situazioni che ci fanno sentire impotenti, e come trasformarle, come affrontarle in primo luogo e poi come trasformarle in qualcosa di costruttivo e di utile. E su questo mi piacerebbe partire con una domanda diretta che non è arrivata, ma mi è arrivata stamattina in testa mentre leggevo purtroppo l'ennesima notizia di un attentato a Parigi ieri sera, che mi ha veramente di nuovo portato in quel vortice di sensazioni che ogni notizia di questo tipo ultimamente sicuramente è una cosa che sentite anche voi, ci porta a vivere. Come facciamo, Alberto, a sentirci forti, a sentirci speranzosi, ad andare avanti con la nostra vita? Quando ogni ormai due per tre abbiamo di fronte una situazione, una notizia che sempre più si avvicina tra l'altro a noi, quindi una cosa che ho notato è che sicuramente queste
queste dinamiche che si stanno verificando in Europa ultimamente sono delle dinamiche che ci fanno sentire molto più vulnerabili, perché situazioni di questo tipo sono situazioni che accadono nel mondo ogni singolo giorno. E quindi come facciamo quando si avvicinano a noi a sentirci in grado di poter reagire? Perché è facile dire, ah vabbè, è lontano, quindi in qualche modo la mia vita va avanti. Quando però ci tocca da vicino, non è più così semplice. E come fare a non sentirci in colpa quando ci rendiamo conto che abbiamo chiuso gli occhi per così tanto tempo di fronte ad eventi così catastrofici, così negativi, così difficili, perché erano così distanti? Beh, chiaramente non è una delle domande più semplici che mi siano mai arrivate, però proviamo un pochino insieme a trovare una strada, una risposta. Ovviamente, come molti forse di voi sanno, io ho scelto di occuparmi di felicità come ricercatore, come studioso e anche come pratica personale. Quando cominci a occuparti di felicità, in realtà non ti occupi di felicità, ma ti occupi soprattutto di quello che ci impedisce di essere felici. E quella è la cosa più importante. Quindi ho dovuto spesso, come dire, rispondere a domande di questo tipo, no? Come possiamo ricercare la felicità, ricercare il benessere, ricercare uno stato di grazia a cui tutti auspichiamo, quando intorno a noi succedono delle cose terribili, o se non succedono, diciamo, lontano da noi, possono succedere anche molto vicino a noi, no? Nell'ambito delle persone che conosciamo, della nostra stessa famiglia. Quindi, di conseguenza, il tema non è certamente come eliminare questo tipo di cose dalla nostra vita, perché queste cose sono inevitabili. Quello che dicevamo prima, ti accennavo a un pensiero del Buddha, che è un pensiero nato 2500 anni fa. La prima verità che lui ha scritto dopo aver scoperto che nel mondo esistevano la malattia, la morte e la vecchiaia, le cose da cui era stato protetto da un padre molto protettivo che non voleva che il giovane Siddhartha entrasse in contatto con queste realtà della vita. Quando lui le ha scoperte, diciamo, ha sancito quella che è la prima legge universale, e cioè che nel mondo c'è la sofferenza e noi dobbiamo purtroppo prenderne atto. Quindi il tema delle cose negative che ci accadono non è nel non sentirle, nell'evitarle o nel non provarle, ma è nell'essere più forti di queste stesse negatività. Tu sai che ultimamente io lavoro molto sul tema energetico, no? Anche in modo molto sottile, e ho acquisito una visione in più rispetto a quelle che avevo prima. Cioè, la visione energetica ci permette di leggere quello che ci accade proprio in termini di quantità di energia. Cosa succede quando entriamo in contatto con un evento negativo o con una tragedia o qualunque altro tipo di emozione forte e negativa? Succede che il nostro livello energetico precipita, cioè il nostro stato energetico precipita, e in uno stato energetico di tipo negativo le nostre emozioni si allineano e parlano la stessa lingua di quel livello di frequenza energetica che stiamo sperimentando. Quindi la tristezza, la depressione, l'impotenza, la frustrazione, il senso di colpa sono tutte condizioni umane, stati d'animo ed emozioni allineate a un particolare stato energetico. Perché voglio vedere la realtà anche sotto questo profilo? Perché mi dà una soluzione, mi dà una risposta pratica a tutto questo. E tutti voi lo potete sperimentare e lo avete fatto un milione di volte nelle vostre stesse vite. Quando il mio stato energetico si abbassa, io non vado a risolvere il problema che mi ha causato questo abbassamento. Nel tuo caso hai fatto una domanda: se la domanda è il terrorismo, io non andrò a risolvere il mio stato energetico risolvendo il tema del terrorismo nel mondo. Sarebbe troppo bello e troppo facile. In realtà io cerco di essere consapevole di quello che mi sta succedendo, e dopo un momento chiaramente di compassione, di condivisione, perché non è un fatto negativo che noi soffriamo di quello che accade, è un fatto molto positivo, perché sta dicendo che siamo persone sensibili, che siamo persone umane e che la porta del nostro cuore è aperta, non è chiusa, ok? Quindi questo è un fatto positivo da leggere positivamente.
Quello che posso fare, superato questo momento, è capire che devo innalzare nuovamente il mio livello energetico. E abbiamo mille possibilità di farlo, chiaramente. Anche alzare il telefono e chiamare una persona con cui andiamo molto d'accordo, avere una conversazione con chi in quel momento ha un livello energetico migliore del nostro, crea un'osmosi tra le nostre energie. E quindi piano piano risalgo da quel pozzo nero in cui quell'evento mi ha fatto precipitare. Questo è altrettanto importante, perché noi possiamo risolvere problemi piccoli e grandi solo quando ci troviamo in uno stato energetico elevato. Ok, mi segui? Quando siamo in uno stato, in una condizione energetica minore, non elevati, in una frequenza bassa, attiviamo un tipo di emozioni e un tipo di pensieri che sono, appunto, chiamiamoli di segno negativo per convenzione, perché io non vedo negative neanche queste cose, perché per me è tutto interconnesso, una cosa parla con l'altra, no? Un esempio metaforico che vi posso fare è quello della luce e del buio, no? Noi sappiamo che c'è il buio, in questo momento è giorno qui da noi, no? Ma da qualche altra parte è buio, quindi c'è una contemporaneità tra luce e buio, no? Cosa facciamo noi per risolvere il buio? Mica diciamo annulliamo il buio, eliminiamo per legge il buio. No, non serve a niente. Noi per eliminare il buio dobbiamo aumentare la luce, ok? Quando noi aumentiamo la luce, il buio sparisce senza violenza, senza nessun tipo di lotta, di conflitto. Abbiamo lavorato più che sul buio, sulla nostra luce. Quindi cogliete questa metafora e cercate di capire come fare sempre a ritornare alla vostra condizione energetica migliore. Voi spesso salutate dicendo un abbraccio di luce, no? Nella tribù. Ecco, queste frasi hanno un senso, sono molto reali in termini proprio biodinamici, perché un abbraccio di luce solo pronunciato già crea un'energia diversa in chi lo ascolta, in chi lo dice, in chi lo riceve, no? E così via. Quindi dobbiamo cercare di fare, oggi abbiamo mille possibilità e la Svolta School è sicuramente una di queste, il mondo di Om Nama con tutte le informazioni e tutte le conoscenze che riesce a divulgare è una di queste. Noi oggi abbiamo infinite possibilità di trovare qual è la nostra strada, e io ho apprezzato molto quello che hai detto tu. Per alcuni è il momento di Om Nama e della Svolta, forse per altri non lo è, non c'è niente di male in questo. Però certamente il mondo oggi ci offre infinite possibilità di migliorare il nostro stato energetico, il nostro stato di salute, i nostri pensieri, le nostre emozioni, il nostro benessere complessivo, attraverso le conoscenze. Ovviamente dobbiamo uscire dalla nostra piccola comfort zone, aprirci al mondo e cominciare a cercare nel mondo quello che ci serve. Questa è un po', diciamo, l'impostazione che sto seguendo in questi ultimi mesi. Quindi possiamo dire che il fondamento di tutto, adesso poi magari entriamo nello specifico con delle domande molto molto specifiche che sono arrivate, è quello di concentrarci sulla nostra luce. E questo in effetti è qualcosa di così semplice, eppure così facile da dimenticare, perché quei classici concetti che sono estremamente banali e nella loro banalità poi cadono nel dimenticatoio, così banali che non li fa nessuno, no? Così semplici, sì, li sanno tutti, poi non li facciamo mai. Molto molto bella questa cosa. E avrei un'altra domanda, però preferisco piuttosto andare direttamente alle domande che sono arrivate e che stanno arrivando, perché sono una perfetta integrazione di quello che abbiamo cominciato, di come abbiamo cominciato. Patrizia chiede: c'è un modo per eliminare ansie e paure e riaprire il cuore dopo tanta sofferenza? Allora, sembrerebbe che eliminare le paure e le ansie sia qualcosa che rappresenta una battaglia persa, no? Come cercare di lottare contro i mulini a vento. Però, ok, adesso che abbiamo capito che la sofferenza c'è ed è parte della montagna russa chiamata vita, come facciamo a tornare in su invece di continuare a precipitare verso il basso? Ok, non preciso questo, non è vero che non possiamo eliminare le ansie e le paure, se no potrei chiudere questo computer e andare su una spiaggia tropicale a godermi la vita, no? Non è assolutamente vero, noi possiamo assolutamente eliminare le ansie e le paure. Se la leggo come ti dicevo prima in termini energetici, le ansie e le paure sono una condizione energetica bassa. Sono basse frequenze, quindi conseguentemente se io, e sono state probabilmente risvegliate da qualche evento esterno o interno, posso avere dei pensieri per esempio che mi generano ansia, no? Quindi io posso modificare queste cose, posso elevare il mio stato energetico e proverò meno ansia, meno paure e meno emozioni negative,
però elevando il mio stato energetico farò degli incontri diversi, cioè non andrò, questa è un po' la magia, non andrò a cercare le stesse condizioni che mi hanno provocato ansia e paura. Quasi magicamente, ma non è magicamente perché è un'interazione che fa riferimento addirittura alla fisica quantistica, quasi magicamente io comincerò ad alimentarmi di cose diverse che non risvegliano l'ansia e la paura, ma risvegliano delle condizioni emozionali più positive. Essendo poi più pratici, ovviamente poi ci sono degli strumenti. Io in questa comunità sono più conosciuto proprio per lo strumento energetico del tapping. Il tapping è uno di questi strumenti con cui riusciamo a dissolvere l'emozione negativa, in questo caso l'ansia e la paura, dissolvendo il blocco energetico che sta alla base dell'ansia e della paura, che si è creato in un determinato tempo, in un determinato momento nella timeline della nostra vita, e andando a risolvere la situazione nel blocco energetico, immediatamente noi abbiamo sensazioni, pensieri ed emozioni completamente diverse. Ma il tapping non è l'unico modo, ce ne sono tantissimi, no? Anche una passeggiata in un luogo naturale immediatamente eleva la nostra energia, però quella decisione, quello sforzo di alzarci dalla poltrona, dal letto, uscire di casa per andare incontro a questo è il nostro compito ed è la parte più faticosa, ma è una decisione e noi dobbiamo scegliere il meglio per noi. Quindi è come dire, non voglio, so che c'è questa parte dentro di me. L'ho notata, la conosco, probabilmente sta lì da tanto tempo, però oggi decido di non ascoltarla. Comincio a fare delle cose diverse che forse anche non ho fatto prima. E questa è un'altra cosa molto importante, cioè cambiare le nostre routine. È fondamentale, è il più pratico dei consigli che posso offrire a tutti voi, no? Quando avete una condizione di un certo tipo emozionale, o dei pensieri ricorrenti o delle preoccupazioni ricorrenti, non state lì a combattere con quei pensieri, con quelle preoccupazioni. Cambiate la vostra condizione. Fate qualcosa che non avete fatto prima o che in quel momento rappresenta un cambiamento di condizione. La cosa più facile è cambiare la propria condizione fisica. Adesso dico una sciocchezza per farvi capire. Se io comincio a mettermi a fare dei saltelli, ed è una cosa che tutti possono fare in qualunque luogo, non c'è bisogno di nessuno strumento, se io comincio a fare dei piccoli saltelli, a un certo punto la mia energia comincerà a muoversi e si eleverà, andrà verso gli stati più elevati e sentirò, se sono onesto con me stesso, osservandomi, che ho cambiato la mia condizione, che in qualche modo quell'ansia è un pochino meno ansia, quella paura è un po' meno paura. Quindi immagina se poi fai qualcosa che veramente ami, non so, fai qualcosa per il tuo corpo, fai qualcosa per il tuo spirito, fai qualcosa per la mente. Fai qualcosa che ti piace, quello già cambia il tuo stato energetico e quella condizione è un po' meno forte. Però dopo, se ho il tempo, voglio parlare del perché noi rinnoviamo questa condizione, anche Ecco, quando non vogliamo. infatti questa sarebbe stata la mia domanda da avvocato del diavolo, no? Ma perché l'ho vissuta, cioè la vivo, no? Come siamo esseri umani, no? A prescindere dal nostro percorso di crescita, da quanta voglia abbiamo di crescere, di metterci in discussione, ci saranno sempre dei momenti in cui se qualcuno mi dice mettiti a saltellare perché migliori il tuo stato d'animo, io voglio solo dargli un pugno in faccia e tornare a distendermi sul mio divano, a mangiare cioccolata. Ad Questa, abbracciarti la tua e emozione a negativa. piangermi addosso, no? Ci sono questi momenti in cui il piangersi addosso, troviamo addirittura piacere nel piangerci addosso, ma ci lamentiamo ovviamente mentre lo facciamo, perché sennò non sarebbe piangerci addosso. Ma prima di approfondire questo aspetto, nel quale tra l'altro mi piacerebbe andare subito, perché credo sia importantissimo, volevo soltanto aggiungere una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi, relativa al fatto di sì, ci vuole uno sforzo, ma dobbiamo uscire e fare qualcosa di diverso. L'idea che l'azione genera ispirazione, molto spesso pensiamo sia l'opposto, no? Adesso questo è un concetto che ho appreso, non ricordo dove l'ho letto, ma era sicuramente legato all'aspetto della creatività. Oh, Steve Chandler, era un testo di Steve Chandler e ricordo che lui parlava appunto dell'aspetto creativo, quindi il creare qualcosa, di come sia difficile a volte farsi arrivare questa benedetta ispirazione. L'ispirazione può anche essere l'ispirazione di mettersi le scarpe e uscire a fare quella benedetta corsa o la camminata o quello che è, che sappiamo ci può far bene, ci può cambiare.
stato d'animo. E nel momento in cui cominciamo con un'azione minuscola, come potrebbe essere il fatto di mettersi le scarpe, per dirne una, tornando all'esempio camminata, una volta che hai le scarpe non puoi fare altro che camminare. Esatto. E quindi basta, esatto, invece che pensare, oh, devo arrivare fino, devo farmi 10 chilometri, arrivare, che già alla fine vince l'inerzia nel momento in cui pensiamo a quanto sforzo dobbiamo fare, no? L'idea potrebbe essere quella di pensare a quanto piccolo può essere lo sforzo di mettersi e allacciarsi le scarpe, e una volta che le hai non ti butti certo sul divano di nuovo, può capitare, ma insomma è più difficile. Guarda, la cosa prima di tutto che mi viene da dirti è giusto, cioè quella persona che ti dà quel pugno in faccia quando tu, mentre sta nella sua condizione peggiore, vai lì ad agitarli, no, come con i bambini, gli fai vedere dei giocarelli, dice vattene via, voglio stare, no, con il mio tema, con il mio problema, quindi è giusto che questo accada. Però la buona notizia è che se noi osserviamo un po' la realtà, la nostra e quella che ci circonda, noi abbiamo delle conoscenze che ci aiutano, cioè noi sappiamo con certezza che nulla è per sempre. Quindi io ti lascerei lì nel tuo divano, abbracciata alla tua coperta, come vuoi, con la tua tisanina, a compiangerti, a sentirti una vittima e a prendertela con l'universo mondo per tutto quello che stai vivendo. Ti posso garantire che tu non riuscirai a mantenere questa condizione, non dico per sempre, ma neanche per qualche ora. Probabilmente comincerà a sorgere naturalmente dentro di te un bisogno, un movimento, un'idea, un'emozione che è diversa, e lì va colto quel momento. Questa è la cosa importante. Ti dico un esempio tragico, perché ho visto anche molte domande, sono domande impegnative di persone che stanno sperimentando in questo momento della loro vita una grande sofferenza, persone per cui, e sentimenti per cui ho un grande rispetto, e verso i quali, diciamo, mi rivolgo dicendo proprio: guardate che questa è una forza, non è una debolezza. Il fatto che voi stiate provando questo dolore così intenso dimostra che avete una capacità di provare queste emozioni. Quindi non si tratta di scappar via, si tratta anche di conoscerle, di conoscere se stessi, fino al punto in cui questa cosa naturalmente cambierà. Ti dico un esempio tragico di una persona che mi ha raccontato questa cosa qualche giorno fa, un uomo anche di, diciamo, sui 50 anni, che ha perso un figlio di 20 anni. Quindi questo ragazzo è morto tragicamente per una certa circostanza. E lui mi ha raccontato che l'unica cosa che è stato capace di fare è stato sedersi sul divano e è rimasto lì a bere caffè e a fumare, non ha mai mangiato per 4 giorni. Al 4° giorno si è alzato dal divano, ha avuto l'impulso di alzarsi dal divano ed è svenuto, perché chiaramente non aveva più forza e nient'altro. Dopo essere svenuto si è rialzato e lentamente la vita ha ricominciato a mettersi in moto, e dopodiché ha dovuto affrontare piano piano e superare, pur portando dentro di sé questa esperienza terribile, negativa, ma di fatto la sua vita è ricominciata, ha ricominciato a lavorare, ha ricominciato a stare insieme alle persone che amava e piano piano è ripartito. Ti ho fatto l'esempio forse tra i più tragici che potevo fare, ma lo faccio in positivo per dire: nulla è per sempre, anche le nostre condizioni peggiori sono destinate a passare. A me piace l'esempio, diciamo, meteorologico atmosferico: c'è il cielo e nel cielo ci sono le nuvole. Le nuvole sono un evento provvisorio, perché sono destinate a camminare, a spostarsi, a sciogliersi, a ricomporsi, a essere mosse dal vento. Il cielo dietro le nuvole invece non cambia, noi siamo quel cielo, ok? E le nostre emozioni negative, gli eventi negativi sono quelle nuvole. A volte basta soltanto aspettare e quella condizione cambierà. Però possiamo fare di meglio, possiamo fare di più che aspettare. Possiamo collegarci, e in questo Name è fantastica, la Svolta School è un progetto meraviglioso, possiamo collegarci agli altri, perché siamo fatti per stare insieme, no? L'essere umano non è nato per essere solo, solo muore, si è messo sempre in tribù, si è messo sempre in comunità, perché siamo fatti per vivere in un network. Quindi la cosa che dobbiamo combattere prima di tutto è il chiuderci noi stessi e la solitudine, quindi fare di tutto immediatamente per collegarci agli altri o per collegarci alla vita intesa come la natura. Sono soluzioni semplici ma che funzionano sicuramente. Bellissimo, mi viene in mente quanto ha cambiato la mia vita vivere vicino al mare,
che tra l'altro è stato definito da una persona che mi piace molto, che presto farà parte della tribù Omnama, che mi diceva: sì, però l'oceano è particolarmente invadente. Ed è vera questa cosa, è invadente. Io sento il suono dell'oceano in ogni momento della mia giornata. È invadente, ma è quell'invadenza che mi aiuta a mettere, non dico sempre, ma spesso le cose in prospettiva. Quando guardi l'oceano, quando ti connetti a quella forza, a quella potenza, ti accorgi che veramente non solo tutto cambia, tutto torna, tutto si ripete e allo stesso tempo tutto si infrange, tutto si spezza, tutto si interrompe, tutto si trasforma. Ma soprattutto ti rendi conto di quanto piccolo sei e allo stesso tempo quanto potente sei, in quanto parte di questa cosa ancora più grande, che poi è se vogliamo, una cozzaglia, no, di emozioni un po' particolari, che però ti aiutano, no, a ritrovare quell'equilibrio, a smettere di essere centrato su te stesso, sui tuoi problemi, per quanto gravi e importanti possano essere, e provare a riimmergerti, no, in questo oceano, metaforicamente parlando, chiamato vita. Esatto, hai fatto un esempio meraviglioso al quale aggiungerei soltanto che tu sei quell'oceano. E non è semplicemente una frase New Age, no? È qualcosa di molto reale, perché la fisica quantistica ci insegna questo. Io ne sono un appassionato, come dire, conoscitore e ricercatore, anche se non è il mio specifico, perché da lì si tirano fuori tante conoscenze, ma anche tante belle metafore che ci aiutano nella vita di ogni giorno. Ed è vero che sotto un certo livello di indagine della materia, quando si va nell'infinitamente piccolo, noi scopriamo che esiste un campo energetico in cui tutto è presente e tutto è unificato allo stesso momento. Le leggi dello spazio e del tempo che governano il macrocosmo non valgono più, è una magia meravigliosa. Quindi capire che veramente a un livello profondo noi siamo interconnessi con tutto e con tutti è una conoscenza che ci aiuta non solo a combattere un'idea errata di solitudine, ma anche a prendere il meglio da questa connessione che stiamo vivendo. Quindi quando tu ti connetti con l'energia dell'oceano, stai semplicemente risvegliando una condizione che è già dentro di te, non è esterna a te. E veramente tu sei quell'oceano e hai la stessa forza. Il tuo compito è il compito della consapevolezza e del connetterti, ok? Ti devi connettere a cose più grandi di te, ti devi connettere a energie maggiori della tua, ti devi connettere a conoscenze superiori a quelle che tu hai, perché immediatamente tutto in te si eleverà a uno stadio superiore, a una frequenza migliore di quella precedente. Ok? Però ora voglio dirti una cosa perché leggo alcuni commenti, ogni tanto Sì, butto ne un occhio arrivano anch'io. tantissimi, tantissimi, piano piano Molti, ripetiamo. molti sono bellissimi, sono dei ringraziamenti anche delle conferme di quello che stiamo dicendo e vi ringrazio tutti. Alcuni invece sono dei commenti che io ricevo spesso, cioè i commenti di qualcuno che dice: ma porca miseria, ma io sto studiando, frequento i corsi, ho fatto 10 anni di psicoterapia, vado in palestra, mangio bene, eccetera, 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 però questa cosa non cambia, non riesco a staccarmi da questa condizione, no? Allora, in questo ci sono venute in aiuto delle nuovissime conoscenze che anche per me sono nuove e le sto ricevendo con tantissima curiosità, tantissima emozione, no? Perché stanno veramente spiegandoci delle cose importantissime che non sapevamo e che sapere ci aiuta moltissimo a capire perché accadono certe cose dentro di noi, quantomeno ne abbiamo una spiegazione. Allora, queste cose attengono fondamentalmente alle neuroscienze. Allora, cosa succede nella nostra vita quando sperimentiamo per tanto tempo, a volte per tanti anni, un'emozione negativa, una condizione negativa? Succede che continuamente produciamo determinate proteine che sono delle proteine fisiche, biochimiche, connesse con quel particolare stato d'animo, con quella particolare emozione. Il nostro corpo deve elaborare queste proteine e si deve sostanzialmente costantemente detossinare, però crea dei recettori, le cellule hanno dei recettori che attirano queste proteine e diventano in qualche modo addicted, cioè dipendenti da queste proteine. Quindi che cosa succede? Che se io sono in una condizione costante di malinconia, di tristezza, di frustrazione, di impotenza, anche se con la mente e con la conoscenza riesco a fare dei passi in avanti,
succede che il mio corpo rimane indietro, perché il mio corpo è qualcosa di molto denso, è una materia molto consolidata e di conseguenza il suo cambiamento è molto più lento di quello che la mia mente può mettere in atto. E allora cosa succede? Quando io l'ho alimentato di questi neurotrasmettitori, di queste sostanze biochimiche, no? Per tantissimi anni, è come se io avessi bevuto, non so, caffè per tantissimi anni, oppure come se avessi fumato per tantissimi anni. Quindi con la mia sola volontà inizio una dieta o inizio un cambiamento di qualunque genere, ma tutto il mio corpo, nel momento in cui gli vengono a mancare le sostanze a cui è abituato, entra in uno stato di dipendenza e richiede fortemente che gli vengano restituite, e ti comincia a dire, ehi, ma il senso di colpa oggi dov'è? No? Non c'è più? Ma come? Voglio dire, tutta quella tristezza e tutta quella rabbia e quell'impotenza e quella frustrazione, dai, io ho bisogno di questa roba, me l'hai data per tutta la vita. E che cosa fa? Una cosa fantastica, riesce a mettere in moto delle sostanze neurochimiche di ritorno che tornano a livello della mente, creando un circolo negativo, la famosa giostra del criceto, per cui tu cominci a rivedere la realtà nel modo negativo in cui la vedevi prima, cominci a riprodurre i pensieri negativi che producevi prima e grazie a questo puoi riprodurre quelle sostanze biochimiche che il tuo corpo ha preteso e ti ha rimesso in condizioni di creare. Quindi capite come non sempre una nostra responsabilità cosciente, anche nei fallimenti dei buoni propositi, no? A volte, per esempio, noi utilizziamo, c'è stato un lungo periodo in cui si è parlato delle affermazioni positive, della legge dell'attrazione, no? Ma il tema è su quale terreno noi mettiamo queste affermazioni positive. Se il terreno è un terreno che si è intossicato per tantissimi anni, non possiamo pensare che una semplice decisione mentale o un'affermazione possa modificare tutto. Possiamo farlo, ma dobbiamo entrare nella consapevolezza e nella prospettiva che ci vorrà un po' di tempo e un po' di costanza, soprattutto nel cambiare queste routine. Se tu pensi, tante persone, sono sicuro io per primo, tanti di quelli che ci ascoltano, no? Decidono di iniziare un progetto di cambiamento, okay? Nella loro vita, decidono che ne hanno abbastanza, vogliono cambiare, cominciano ad andare online, cominciano a cercare il tale coach, il tale scrittore, la tale community, prendono risorse, mettono in atto delle cose, eccetera eccetera. Poi di fatto però che succede? La mattina si svegliano, riconoscono la stanza in cui si trovano, si svegliano e scendono dal letto probabilmente nello stesso modo da sempre, infilano delle pantofole a piedi nudi, vanno in bagno, fanno determinate azioni che facciamo tutti, si guardano allo specchio, rivedono la stessa persona, riprogrammano quello che li sta aspettando già dal giorno prima nella nuova giornata e che al 90% sarà molto simile a quello che è successo il giorno prima, ok? Perché siamo dentro questa gabbia, dentro questa routine. Allora, se io continuo a dire alla mia mente e la istruisco nel fare gli stessi gesti, gli stessi comportamenti, avere gli stessi pensieri, ricorrere agli stessi programmi del giorno prima, del giorno prima, del giorno prima, come posso aspettarmi un cambiamento? Il cambiamento deve avvenire a tutti questi livelli. Quindi la cosa più semplice che noi possiamo fare è cercare di coscientemente cambiare una routine. Se io dico, per dire, vado al lavoro sempre per la stessa strada, decido di prendere un'altra strada, è l'esempio più banale che mi viene, no? Ok? Quindi cerchiamo di fare cose diverse, perché la prima cosa che dobbiamo fare è allenare il nostro corpo ad uscire dalla sua routine a cui noi stessi l'abbiamo allenato. E parlo di corpo, ma posso parlare di emozioni a cui l'abbiamo allenato, no? Di conseguenza si sono creati dei percorsi neuronali nella nostra testa che sono un po' come i binari del tram, no? Sono rigidi, per cui noi vogliamo far viaggiare la macchina della nostra vita liberamente, ma in realtà andiamo sempre a finire dentro dei binari rigidi che ci porteranno a avere gli stessi pensieri, a avere gli stessi comportamenti, a frequentare le stesse persone, a fare lo stesso lavoro di ieri, avere gli stessi pensieri su noi stessi a cui ci siamo abituati, e questi sono i nostri binari rigidi che piano piano dobbiamo dissolvere. Mettiamoci tutti in testa che ci serve un po' di tempo, ok? Quindi non abbiamo verso noi stessi una pretesa di cambiamento immediato e nel momento in cui non ce la facciamo ci sentiamo sconfitti, falliti e pensiamo che sarà sempre così. Il tema è soltanto darci un pochino più di tempo e riallenarci a questa nuova cosa
che è questo nuovo modo di essere, di pensare, di comportarci che vogliamo mettere in atto. Ci servirà, diamoci una prospettiva. Ti facevo prima l'esempio, no? Ho preso 20 kg, non li ho presi in un giorno, li ho presi in tanto tempo, di abitudini alimentari, di stili di vita o di condizioni ormonali non favorevoli, no? Come posso pensare che in un mese, in tre mesi o anche in otto mesi io li perderò? Io devo entrare nell'idea che ci ho messo tanto tempo, non è colpa mia, l'ho fatto in modo inconscio, ho risposto a dei bisogni e dei problemi che incidentalmente la vita mi ha dato, però nel momento in cui decido di cambiare devo avere una prospettiva temporale, perché viviamo nel tempo, quello che avviene nel mondo materiale è visibile, quindi noi il nostro sovrappeso lo vediamo, no? Però non riusciamo a vedere quanto sovrappeso abbiamo nel cuore, no? Lasciatemi questa metafora, no? Abbiamo tante tossine immateriali che abbiamo immagazzinato per tanto tempo, no? E che hanno creato appunto dei circuiti sinaptici a livello proprio del nostro cervello e hanno creato queste routine che si autoalimentano. Quindi la prima cosa da fare è, nel momento in cui iniziamo un cambiamento, praticarlo per molto tempo, anche di fronte a degli apparenti fallimenti, a delle pause, eccetera, non smettere, perché il nostro compito è quello di creare nuove sinapsi, nuovi circuiti neuronali, e piano piano i vecchi schemi andranno a morire perché non saranno più alimentati da ciò che prima li alimentava, mentre i nuovi vengono di nuovo alimentati e si consolidano sempre di più nel tempo. Quindi gli aspetti neurochimici della nostra esistenza sono un aspetto molto reale di cui dobbiamo tener conto. Ok, quindi qualcuno diceva, potrebbe essere la soluzione, adesso ne sono arrivati talmente tanti, potrebbe essere la soluzione per rendere questo terreno fertile, il fatto di abituarsi ad un atteggiamento positivo abbastanza a lungo o sufficientemente a lungo perché diventi la nuova sintonizzazione, la nuova riprogrammazione. Presumibilmente. Assolutamente sì. La risposta è assolutamente sì. Lo spirito non fa eccezione, lo spirito e la materia sono la stessa cosa, non c'è separazione come per molto tempo abbiamo creduto, no? Sono esattamente connessi l'uno con l'altro, si influenzano vicendevolmente, per cui è ovvio che se voglio cambiare qualcosa a livello spirituale, a livello psicologico, a livello mentale, lo devo pensare esattamente come quando penso a qualcosa di visibile e di fisico, vale a dire, se io voglio allenarmi alla maratona, è chiaro che comincio un programma in cui oggi corro per 100 metri, domani corro per 400, dopodomani per un chilometro e così via, no? C'è un progresso, perché sto allenando non solo il mio corpo, ma la mia mente e la mia motivazione, che è immateriale, a quel tipo di training, ok? La stessa cosa succede al nostro interno tutte le volte che iniziamo un cambiamento. Dobbiamo sapere che veniamo da una condizione che si è creata in moltissimo tempo e non potrà cambiare in un momento. Però con la costanza e rompendo questa routine e cercando qualcosa di più interessante, di più nutriente, di energeticamente più elevato con il tempo, riuscirò veramente a trasformare la mia vita in modo solido, in modo consolidato, non occasionale o temporaneo. Quello con cui voglio concludere è questo. Io vedo veramente tante persone nella mia attività anche privata di studio, di coaching e di terapia che faccio e vedo una costante. C'è una costante che ci riguarda tutti. La costante che ci riguarda è che noi abbiamo dei livelli di aspettative verso noi stessi estremamente elevate. E siamo molto spietati con noi stessi, ci torturiamo in molti modi, non considerandoci abbastanza questo, abbastanza quello, e questo dipende dal fatto che possiamo fare tutti i corsi che ci aiutano a sentirci più abbastanza quello e più abbastanza quell'altro, ma non serviranno a nulla, perché il motore di tutto questo deve essere cominciare a volerci più bene. È una cosa banale, semplicissima, è l'estratto degli estratti, però vi dico, non abbiate verso voi stessi delle aspettative elevatissime e raggiungibili che vi renderanno sempre insoddisfatti. Dovete in qualche modo essere un pochino più tolleranti, e quello che ho detto prima rispetto al darci più tempo è proprio l'esempio di quello che voglio dire. Cioè, darti più tempo vuol dire essere consapevole di chi sei e dei tuoi bisogni e di quanto tempo
hai bisogno per le tue trasformazioni. Te lo devi concedere. Nel momento in cui te lo concedi, veramente hai iniziato a volerti più bene. Grazie mille Alberto. Ascolta, vuoi lasciare un ultimo messaggio? È un messaggio facilissimo, si chiama grazie. Si chiama grazie e vi parlerò di questo a Riccione. Vi parlerò di questo grazie, vi parlerò di gratitudine e vi parlerò degli effetti incredibili, meravigliosi su tutto il nostro sistema che la gratitudine riesce a creare. È una magia. Ma vi dovrò anche spiegare come fare a mettere in moto tutto questo. Siete già abituati con il vostro giorno della gratitudine sul Nama, eccetera. Ma se possibile vi darò qualche altro suggerimento utile che dissolve qualunque negatività nel momento in cui siete in grado di attivarlo. Quindi per il momento il grazie parte da me. Grazie Cecilia, grazie a tutta la comunità, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, che hanno lasciato delle domande, dei commenti, perché veramente questo ha elevato il mio stato energetico. Non potrei stare meglio. Grazie mille per essere stati con noi, siete una tribù fenomenale e vi prometto che vi porterò Alberto più spesso. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie. Ciao.